Il referendum consultivo tenutosi a Melilli domenica 26 aprile ha avuto questo risultato. Su circa 12.000 elettori sono andata a votare soltanto 3.000 elettori, il che rappresenta poco più del 25% degli aventi diritto. Perché si è avuto questo risultato? Perché sindaco, assessori e maggioranza formata da 17 consiglieri del comune di Melilli hanno indotto la gente a non recarsi alle urne. Nella convinzione che il referendum, per avere validità, deve riportare la maggioranza del 50,1% degli elettori. Noi del Comitato del No abbiamo. Invece, dato un'altra interpretazione, forte di quello che c'è scritto nello statuto del comune di Melilli, che dice che il referendum consultivo è valido qualunque sia il numero degli elettori che vanno a votare. Nel dubbio, io ho parlato stamattina col dottore Italia. Segretario Generale del Comune di Priolo, il quale mi ha confermato che, avendo il quanto è scritto sullo Statuto o nello Statuto prevalenza su quanto è scritto sul regolamento, il referendum è valido. E allora mi sono recato al Comune di Melilli e ho parlato col segretario generale di questo comune. Dopo aver letto che la sera stessa della votazione al risultato ormai ottenuto è stato redatto un verbale col quale si asserisce che il referendum non avendo ottenuto il 50% più uno dei voti è nullo al che io ho replicato che essendo, secondo me, e secondo il segretario comunale di Priolo, Dottor Italia, lo statuto avendo prevalenza sul regolamento e siccome lo statuto dice che anche nel caso che vota una minoranza rispetto al 50%, Essendo un referendum consultivo la, la validità sussiste, io ho ribadito che il referendum era valido. Ma ha replicato il segretario dicendo che per lui la validità è data dal regolamento. E siccome il regolamento dice che deve votare il 50% più 1 degli elettori, ecco che lui dice che il... Referendum non è valido. Finirà quindi con una causa di carattere amministrativo perché è chiaro che il comitato del No di Melille e il Comitato del No di Priolo andranno al TAR per contestare questa tesi che per noi è falsa, per cui il regolamento a preminenza sullo statuto. Noi siamo sicuri di vincere, almeno così ci hanno detto degli avvocati da noi consultati, per cui ci faranno spendere del denaro, ci faranno spendere quindi soldi che usciremo di tasca nostra, ma noi siamo convinti di vincere la causa, per cui il referendum di Melille è un referendum che ha avuto e ha la sua validità.